Perfetto. Allora, una volta aperta quindi la piattaforma, ripeto, dove si può accedere, insomma, dal link dei concorsi che ci siamo già detti, trovate nell'ultima, in basso, in fondo alla pagina, procedure di valorizzazione per il personale ADA. Quindi vai alla domanda, benissimo, siamo usciti, evidentemente è scaduta la pagina, quindi vi chiedo un attimo di pazienza, Andrea, oscuro un attimo Vai. oscuro un attimino, giusto per non per la questione di privacy. Vai. Vai, noi nel frattempo stavamo anche organizzando anche noi, ma eccoci qua. Aspettiamo appunto che si organizzi il tutto. Io vi ricordo appunto che la diretta poi potete rivederla, quindi niente paura, potete puoi vedere direttamente poi il video tutorial, quindi la domanda passo dopo passo. Vediamo se adesso Sì, vedete. Pasquale è entrato. Ecco qua, benissimo. Vai, Bene. Pasquale. Allora, entriamo nella piattaforma, come dicevamo in fondo alla pagina, vediamo valorizzazione, procedure per la valorizzazione professionale, clicchiamo sopra e quindi andiamo a scegli la regione. Io in questo caso sto facendo la prova su un'istanza di un collega assistente amministrativo, quindi che è titolare in Emilia Romagna. Chiediamo di andare avanti al sistema, ci darà tutti i suoi dati che noi velocemente andremo avanti e quindi arriviamo qui a quella che è la domanda. Io adesso la cancello perché ho fatto delle prove nell'attesa. Ecco qua, e quindi siamo di fronte alla pagina che ci viene prospettata e quindi alle azioni disponibili che possiamo realizzare, quindi profili e posizioni economiche. Come vedete ci sono ben tre campi obbligatori, quindi profili e posizioni, i titoli di preferenza invece sono facoltativi, il servizio, perché come notate nel messaggio in fondo alla pagina ci dice che è possibile effettuare l'inoltro della domanda soltanto se il candidato ha dichiarato almeno i 5 anni di servizio tra ruolo e preruolo, trattandosi, come abbiamo detto in premessa, di una condizione sine qua non, cioè il requisito fondamentale per poter partecipare alla procedura. E ovviamente sarà necessario compilare tutte le istanze obbligatorie. Quindi andiamo in azioni disponibili, quindi di profilo di appartenenza, assistente amministrativo lo propone già il sistema che ovviamente sa che siamo titolari per questo profilo. La posizione economica, quindi sceglieremo prima o seconda posizione economica e lui ci dice che il nostro collega è in servizio in ruolo dal 1 settembre 2023. Quindi mi chiede il numero di anni di servizio effettivo di ruolo nell'area di appartenenza dichiarati. In questo caso io dovrò dire 1 perché una cosa che avevo dimenticato è che l'anno scolastico in corso non viene calcolato. Quindi salviamo questo primo aspetto e andiamo ai titoli di servizio. Qua attualmente l'istanza ha un piccolo problema perché non riesce a farci inserire tutti i nostri servizi, ma nessun timore perché completeremo tranquillamente tutta la pagina, poi rimarrà semplicemente inserire gli altri servizi e poterla inoltrare. Quindi in titoli di servizio, quindi campo obbligatorio, e ci dice che l'operazione non è al momento disponibile, perché come vi avevo detto, ci dà un errore su questa tematica. Quindi rientriamo un'altra volta, vai alla domanda. Purtroppo oggi l'istanza è il primo giorno, quindi non è perfetta. Devo provare a rientrare, Andrea. Purtroppo Vai, mi dispiace, ma tranquillo, non è sempre, questo piccolo disguido, ha detto appunto Pasquale, il primo giorno, quindi bisogna anche un po' fare attenzione, quindi bisogna avere anche un po' di pazienza, c'è tempo però fino al 13 di dicembre, quindi niente paura. Qualche piccolo accorgimento tecnico è normale, poi si potrà fare, almeno questo
È l'auspicio, sì, è appunto. Emanuele ci chiede: ma il MIM non l'aveva collaudata? Sì, beh, sempre qualche piccolo disguido, ci può essere qualche bug del sistema, si dice. Ci auguriamo appunto che il ministero, ma penso che poi verrà questo segnalato anche da parte dei sindacati, possa risolvere, i sistemi informatici del ministero possano risolvere nel più breve tempo possibile il problema. Intanto Pasquale sta nuovamente entrando nel sistema e quindi stiamo per arrivare. Poi ci sarà ampio spazio per le vostre domande, quindi al termine della trasmissione, al termine della videoguida del tutorial da parte di Pasquale, ci sarà poi la possibilità di porre domande, ne abbiamo anche noi. Le porrete anche voi, quindi niente paura, restate collegati con Question Time, con Orizzonte Scuola TV. Vi ricordo che c'è tempo fino alle 23:59 del 13 di dicembre. Sul nostro sito trovate anche tutte le guide ministeriali, quella appunto di istanze online. Trovate anche il decreto, l'avviso, tutti gli allegati, quello che può essere utile per la compilazione dell'istanza. Un'istanza molto, molto attesa, che riguarda oltre 40.000 posti. Potete vedere poi tutti i dettagli. Ma è stato già bravo su questo Pasquale a ricordare tutte le indicazioni, appunto con i requisiti, il riparto anche per provincia, la valutazione di titoli e programmi. Questo trovate sul nostro portale. Sono 46.297 le nuove posizioni economiche, la fanno da padrone quell'area dei collaboratori. Sono 28.539, 82 nell'area dei collaboratori, sì, 82 l'area degli operatori, 12.549 le prime posizioni economiche nell'area degli assistenti e 5.127 per le seconde posizioni economiche nell'area degli assistenti. Vai, Pasquale. Piace, ma la piattaforma non va, ve lo faccio vedere, ho provato ma non è un problema chiaramente mio, purtroppo è la piattaforma che non va, quindi questa è la piattaforma di concorsi e procedure selettive che ci siamo detti, vai a servizio, quindi come dicevamo, ecco la procedura per la valorizzazione del personale, vai alla domanda e ora vediamo un attimino se abbiamo riprovato tantissime volte, vediamo, forse sembrerebbe fatta, vediamo. Ecco qua. Allora, come dicevamo, quindi i titoli di servizio. Allora, aggiungiamo. Allora, titoli di servizio. Qua ci sono un menu a tendine che ci dice titolo valido ai fini dell'accesso oppure altro titolo di servizio, perché come ci siamo detti in premessa, titoli validi ai fini dell'accesso sono quei titoli di servizio nel profilo specifico per il quale da un lato avremo l'attribuzione di 2 punti, dall'altro invece rappresentano il requisito fondamentale per l'accesso alla procedura. Altri titoli di servizio invece sono quei servizi eventualmente prestati in profili diversi a cui sarà attribuito solamente un punto. Aggiungi, noi quindi qua metteremo anno scolastico di servizio, dovremo impostare l'anno impostato in questo modo, per esempio 2019-20, dovremo indicare se è un servizio di ruolo oppure no. Nel nostro caso chiaramente di no, perché abbiamo detto che il collega è di ruolo nell'anno 2021. Tipo di servizio, quindi anche qui il sistema ci propone: è un servizio svolto per gli enti locali, la cui data l'abbiamo ricordata, valevoli se prestati entro il 31 dicembre del 1999, o si tratta di un servizio reso presso le scuole statali, in questo caso statali, servizio prestato nelle istituzioni italiane
scolastica italiana all'estero, no? Profilo cui è stato prestato il servizio assistente amministrativo, e andremo ad indicare la data, quindi 1° settembre 2019, 31 agosto 2020, denominazione della scuola, quindi istituto comprensivo di Casalgrande, situato nella provincia di Reggio Emilia, nel comune di Casalgrande. A questo punto potremmo dire al sistema di salvare l'operazione. Come vedete, a differenza della prima schermata, della prima azione, che è colorata in un verde chiaro, il secondo invece è colorato in un colore rosa sbiadito, diciamo così. Perché? Perché non abbiamo completato la parte dei 5 anni obbligatori del servizio. Poi lo faremo alla fine e vedremo se il sistema ci farà andare avanti, ma io, Andrea, guarderei le altre due voci, così almeno le abbiamo viste tutte, insomma, non rischiamo di rimanere fuori. Titoli di preferenza, quindi, apriamo il nostro menu a tettine e qua trovate i titoli di preferenza, che faccio ad esempio aver svolto con esito positivo un corso, oppure che ne so, aver conseguito o prestato notevole servizio nel almeno un anno alle dipendenze dell'amministrazione, quindi flegno e salvo, e quindi andrete a mettere ad indicare le vostre preferenze. Infine abbiamo le altre dichiarazioni che ha carattere obbligatorio, contrariamente ai titoli di preferenza, dove andremo appunto a dire che sono un cittadino italiano, godo dei diritti civili, sono iscritte nelle liste elettorali di Reggio Emilia in questo caso, non ho oppure ho condanne penali, quindi dovrò indicare obbligatoriamente che tipo di condanne e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, non ho procedimenti penali in corso, o contrariamente fornire le indicazioni come dicevamo prima. La lettera F è destinata invece ai colleghi che necessitano eventualmente di ausili o e tempi aggiuntivi per la prova, per lo svolgimento della prova. Obbligatorio invece la privacy, a cui bisogna prestare il consenso. Salva, e la domanda, come potete tranquillamente vedere, è stata compilata in tutte le sue sezioni e poi sarà possibile l'inoltro. Nel nostro caso l'inoltro, come vedete, c'è il divieto, non ci dà la possibilità di inoltrarla, che sarebbe sostanzialmente l'ultimo passaggio, a causa del servizio. Noi ci troviamo cercando di essere fortunati, vediamo se riusciamo ad inserire un altro anno o se il sistema ci butta fuori. Quindi aggiungi titolo valido ai fini dell'accesso, quindi ci dà un'altra schermata, diciamo così, vuota, e andiamo ad aggiungere il 2020/21, non di ruolo, servizio statale, non svolto nelle scuole italiane all'estero, come assistente amministrativo dal primo settembre, qui mesi 19/20/2021, quindi 2020 al 31 agosto 2021, denominazione, ripetiamo, lo stesso istituto comprensivo per comodità, e vediamo di inserire lo stesso paese e chiediamo al sistema di salvare. Operazione momentaneamente non disponibile, Andrea, perché, come dicevo, sostanzialmente c'era questo problema sul sistema, però abbiamo visto tutte le voci, basta proseguire semplicemente aggiungendo gli ulteriori 4, 5, 6, 7 anni che danno titolo, diritto quindi alla partecipazione della procedura, e fare semplicemente cliccare su invio. Ovviamente rimarrà una copia del nostro assistente, insomma, della nostra domanda. Sarà sempre possibile procedere a una sua rettifica previo annullamento della stessa. E un ultimo, come dicevamo, abbiamo, diciamo così, che credo sia interessante, Andrea, se lo vogliamo vedere un attimo, insomma, riguarda gli allegati. Cioè gli allegati, soprattutto l'allegato C e l'allegato D di cui vi parlavo, che rappresenta
diciamo così, sia la nota relativa ai titoli di servizio. Li vedete? Eccoli qua. Allora, benissimo, quindi l'allegato C di cui vi ho parlato in premessa, titoli che sono valutabili, come vi dicevo, il servizio di ruolo e non di ruolo, nello specifico servizio, il servizio non di ruolo prestato sempre nelle scuole ma in altri profili professionali, e qui troverete le note. Poi abbiamo l'allegato D, molto interessante, che invece riguarda i percorsi di formazione del personale, sia per la prima che la seconda posizione economica, dove ci vengono spiegate quindi le finalità, gli obiettivi e quindi gli incontri formativi, che come vi dicevo sono di 20 ore, eccoli qua, e poi i contenuti, quindi le domande, le tematiche di percorsi formativi sono comprese quindi nell'elenco per l'area dei collaboratori, quindi il ruolo e responsabilità del profilo professionale, l'accoglienza, la vigilanza, la comunicazione, l'assistenza agli alunni con disabilità, la gestione delle relazioni interne ed esterne, la partecipazione della gestione dell'emergenza e del primo soccorso. Ovviamente non li citeremo tutti, ma li appunto procediamo a guardarli un attimino. Quindi l'area degli operatori, anche qui con tutte le loro specifiche, l'area degli assistenti, quindi l'ex area B, l'area professionale, quindi del personale tecnico, e quindi è una fonte da dove poter appunto attingere notizie importanti che riguardano le tematiche. Quindi Andrea, io diciamo così avrei finito questa esposizione di carattere generale, spero di essere stato utile ai colleghi, e sono a vostra disposizione per eventuali domande.